Di origine partenopea, trapiantato ad Ostia dal 2001, Vincenzo Gambardella è un funzionario pubblico con la passione per la scrittura. La sua quinta pubblicazione si intitola La memoria del Moloch. La trama di questo volume. Il romanzo è un poliziesco di stampo investigativo ambientato a Roma ai nostri giorni. La protagonista è una donna che, suo malgrado, si trova coinvolta nelle indagini e arruolata in una speciale squadra investigativa. E la narrazione si incentra su una escalation di reati culminati con l'omicidio di un alto funzionario del Senato della Repubblica. Però il discorso è che per gli investigatori il quadro d'insieme appare un rebus, perché le fattispecie criminose appaiono slegate tra di loro, quindi non c'è nessun framework. Mentre invece al Viminale, scusami, c'è chi invece ritiene che ci sia un fil rouge che le lega in vista di un ampio progetto criminale. E per risolvere il caso viene assemblata una squadra speciale di investigatori composta da funzionari delle forze dell'ordine e diversa estrazione professionale. Allora, non diciamo ovviamente il finale perché è d'obbligo non saperlo. E l'ispirazione, com'è nata l'idea di questo libro? L'architrave del romanzo si basa su due fattispecie reali. Il primo è l'attacco hacker avvenuto nell'estate del 2021 alla Regione Lazio, là dove sono stati trafugati, diciamo così, dati sensibili e supersensibili di migliaia di cittadini della regione, inclusi i nostri vertici istituzionali. La seconda fattispecie invece si basa sul fatto che sul mercato attualmente esistono dei software di tracciamento delle nostre interazioni sul web, come Cybernauti, incluso quelle sui social network, e quindi sono capaci di campionare il nostro framework comportamentale, in fondo chi siamo. Allora, quindi un'ispirazione presa appunto dalla realtà, ci può essere quindi un messaggio che parte da questo libro. Fondamentalmente il discorso è questo: noi siamo oggi assuefatti a consegnare i nostri dati, in parte quindi anche la nostra vita, sia nei database esterni, quindi sia pubblici che privati, ma anche ad interagire forse eccessivamente nel cyberspazio, sui social network e così via. Quindi noi diamo parte della nostra vita in queste realtà parallele. La domanda è: ma noi siamo davvero sicuri e certi di riuscire a preservare la nostra esistenza più intima, ma anche le nostre vulnerabilità, le nostre fragilità, da chi gestisce miliardi di dati, ovvero l'oro nero del terzo millennio? E l'autore sta già lavorando ad un sequel da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbì.